Cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati in un nuovo dei miei video. Oggi siamo qua con il mazzo completo dei tarocchi dell'attrazione e il mio oracolo delle anime gemelle. Se non lo avete ancora visto, visto che comunque non l'ho presentato nel canale, ve lo faccio un attimo vedere al volo. E vi invito naturalmente a andare sotto in descrizione, vi lascio il link dello shop di questo articolo nello specifico, se volete andare a vedere di quali carte si compone e ovviamente se volete acquistarlo lo trovate già disponibile. Allora, oggi andremo a chiedere alle carte come mi vede, che cosa diciamo rappresento per lui. E lo faremo con gli arcani maggiori e minori, quindi il mazzo completo dei tarocchi, e poi andremo a vedere un po', diciamo, quello che l'oracolo delle anime gemelle ci dice rispetto a questa persona, quindi una sorta di consiglio o comunque di informazione, diciamo, rispetto a quello che può essere il vostro rapporto, il rapporto con questa persona, quindi un po' quello che il destino ci dice rispetto a questa persona, ok? Allora, prima di iniziare ed entrare nel video di oggi, ovviamente voglio invitare tutte le persone che si sono connesse oggi per la prima volta con me e con il mio canale ad iscriversi subito. Per continuare poi magari a seguirmi e ovviamente anche andare a vedere gli altri video che potete trovare nella home page, nelle playlist e ovviamente come sempre qualcuno ve ne lascerò sopra nei video consigliati. Voglio naturalmente ringraziare invece tutte le persone che già si sono iscritte, grazie mille per seguirmi e anche per tutte le manifestazioni d'affetto che quotidianamente mi arrivano. Veramente grandi i vostri messaggi, i vostri commenti ai video sono sempre di più un incentivo a continuare a pubblicare video sul canale. Come vedete, ultimamente sto cercando di essere molto presente, di essere presente anche più del solito. Non vi nascondo che questo mi impegna molto, ma sono felice di essere presente e sono felice perché comunque mi rendo conto dei vostri messaggi. Che comunque ho il vostro supporto, quindi mi raccomando, continuate a scrivermi, a commentare, a mandarmi messaggi, perché comunque per me è, diciamo, un parametro, diciamo, per capire appunto se devo continuare con questa frequenza a pubblicare video sul canale. Voglio ricordare a tutti che per chi non l'avesse ancora fatta è disponibile la prima domanda gratuita che potete inviarmi ai recapiti che trovate a schermo, quindi via email o tramite WhatsApp. Ed infine vi ricordo che sotto nell'info box trovate tutti quanti i miei link, quindi il mio sito, il mio shop, la mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram, che in ogni caso, ecco, queste due ultime hanno lo stesso nome del canale, quindi mi ritrovate facilmente. Se volete seguirmi mi fa molto piacere. Benissimo, a questo punto direi di entrare invece nel vivo del video di oggi e andiamo quindi a vedere come ci vede questa persona che voi avete in mente e poi un po', diciamo, una situazione di una visione, diciamo, di quello che può essere il destino tra voi e questa persona e magari a qualche punto siete con questa persona in questo momento. Vedremo cosa ci diranno. Quando cosa ci dirà l'oracolo delle anime gemelle, che è un mazzo di carte che appunto io ho creato proprio per capire un po' in che direzione sta andando la situazione e darci comunque delle indicazioni. È un oracolo che potete consultare anche in autonomia se desiderate acquistarlo. Dategli un'occhiata, ripeto, nello shop se avete voglia. Allora, adesso andremo a fare le nostre tre varianti e innanzitutto prepareremo le varianti con i tarocchi per andare a vedere appunto questa persona come ci vede. Allora, benissimo.
Benissimo. Fatemi sapere anche, stavo pensando di realizzare dei video, magari da far uscire, non so, il lunedì e martedì, diciamo per darvi una panoramica dei significati, visto che comunque qualcuno me l'ha chiesto, delle Lenormand, sia diciamo il mazzo classico, sia le carte aggiuntive. E anche eventualmente un video sui significati di tutti gli arcani, sia maggiori che minori, dei tarocchi. Datemi un riscontro in questo senso, fatemi capire quanti di voi magari possono essere interessati, diciamo, a questo tipo di video, ovviamente in aggiunta alle letture interattive che normalmente faccio. Quindi se, diciamo, siete interessati a questo video, magari lasciatemi un messaggio o anzi, o meglio ancora, un commento sotto al video. Ok? Fatemelo sapere in modo tale che io possa regolarmi se, visto che comunque, ripeto, qualche richiesta in questo senso c'è stato, vorrei capire se è una richiesta che magari interessa anche ad altre persone. Perché se vi va, io lo faccio volentieri. Allora, siamo pronti a questo punto, direi, per scegliere la variante che più vi piace, se non l'avete già scelta. Scusate che ho dei problemi. Ok. Prima variante, cristallo trasparente. Seconda variante, cristallo rosa. Terza variante, cristallo azzurro o celeste, che dir si voglia. Concentratevi, fate la vostra scelta, cercate di pensare alla persona in questione e quindi di visualizzarla, mi raccomando. E se potete, ovviamente, fate sempre questo tipo di operazione in un momento di serenità e di tranquillità, senza magari, ecco, troppi elementi di disturbo intorno a voi. Bene, io credo che ormai tutti possano aver fatto la loro scelta, quindi adesso andiamo a iniziare la lettura. Quindi mettiamo un attimo da parte la carta dell'oracolo delle anime gemelle, lo andiamo a leggere per ultimo e andiamo a fare invece la stesura. Allora, vediamo diciamo, come ci vede questa persona, cosa pensa e come si pone, no? Nei nostri confronti. Allora, diciamo che probabilmente questa persona vive questa situazione, diciamo, con noi in una maniera forse un pochino conflittuale, ok? Nel senso che è probabile che questa persona, questo ve lo dico, abbia avuto già in passato a che fare con una donna un po', come dire, arrivista, un po' egocentrica, una donna che comunque in qualche modo è stata un po'... Ovviamente se parliamo di una donna, se parliamo di un uomo, insomma comunque un compagno o una compagna che magari si è un po' approfittata, diciamo, di questa persona a cui voi state pensando. Quindi diciamo che c'è sicuramente un po' di paura. Cioè le carte dicono che ci sono dei fantasmi probabilmente del passato che un po' limitano questa persona e ce lo fanno essere particolarmente cauto nella valutazione, nel giudizio, nell'approccio e quindi diciamo che questa persona forse ecco, ha questo tipo di filtro, no? In qualche modo anche nel modo di valutarvi. Tuttavia, ecco, diciamo che le carte dicono che questa persona vi vede
come una sorta di traguardo, come una sorta di luogo virtuale ovviamente a cui giungere, come quella persona che ha aspettato per lungo tempo, magari sbagliando, facendo degli incontri sbagliati, vi vede come la possibilità di un nuovo inizio e di un cambiamento rispetto proprio a queste situazioni negative che comunque ha vissuto in passato. Vi vede in qualche modo come un modo per appunto riscattare se stesso e per vedersi anche in un'ottica nuova, in un'ottica diversa. Diciamo che in qualche modo però, ecco, vi vede come una persona di fronte alla quale forse non, lui, non si, lui o lei, insomma, non si sente del tutto all'altezza. Non so se voi magari avete un ruolo o una condizione a livello economico o a livello sociale o a livello culturale che magari lui percepisce, lui o lei, insomma, percepisce come superiore comunque alla propria. E quindi questo potrebbe generare un po' di senso di inferiorità in qualche modo, no? Quindi come dire, come per dire, come se lui avesse anche, lui o lei, insomma, avesse anche paura un po' di non essere completamente alla vostra altezza. Quindi c'è un po' di senso di inferiorità, però allo stesso tempo vi vede come, diciamo, la persona, ok, con la quale una volta magari superati determinati ostacoli, superate determinate situazioni, potrebbe effettivamente riscattarsi e raggiungere un proprio, come dire, la padronanza della propria vita. Potrebbe, cioè lui vi vede come appunto fonte di nuovo inizio, fonte di cambiamento per se stesso, ok? E quindi in qualche modo questo cambiamento e questo nuovo inizio potrebbe portare attraverso la progettazione, la progettualità, comunque di un rapporto diciamo solido, ok, potrebbe portare la persona stessa ad elevarsi e a diventare, diciamo, forse la persona che avrebbe sempre voluto, no? Come se vedesse comunque in voi, quindi nell'altra persona, il completamento di se stesso. È un po' il discorso, no? Di chi crede appunto che per realizzarsi completamente bisogna cercare un po' l'altra metà della mela, no? Cioè che la nostra vita è un po' una continua ricerca anche della parte opposta, no? A noi, che quindi nel momento in cui, ecco, se vogliamo poi ragionarla in termini di anime gemelle, è chiaro che ognuno di noi nella propria vita cerca la propria anima gemella e ha questa tensione al ricongiungimento con essa. Quindi ecco, diciamo che probabilmente è proprio in questo modo che questa persona vi vede. Andiamo ora a vedere che cosa ci dice la carta appunto dell'oracolo delle anime gemelle. Ci dice che tra voi c'è un blocco a livello karmico. Ora, questo significa, può significare molte cose, naturalmente significa che c'è qualcosa di karmico tra di voi, ce n'è la conferma, ma allo stesso tempo ci dice che c'è un blocco. Questo blocco, vedendo un po' le carte che sono uscite prima, ci potrebbe, ecco, essere dato proprio da questa sensazione di inferiorità, da questa, come dire, difficoltà, no? Che comunque questa persona ha a sentirsi alla vostra altezza. Ovviamente le carte in questo caso non ci dicono se questo blocco verrà superato, però sicuramente io credo che già il fatto che comunque questa persona vi veda come fonte, come motivo di trasformazione, significa che è già abbastanza avanti in questa sua evoluzione. Quindi sono fiduciosa sul fatto che questa persona, avendo preso consapevolezza, possa lavorare per superare questo blocco. Ok? Benissimo, questa era la prima variante. Adesso andiamo a vedere cosa ci dicono le carte della seconda variante.
Quindi, come vi vede questa persona? Allora, dunque, diciamo una cosa innanzitutto. Sicuramente questa persona vuole, cioè, vede se stesso, diciamo se stessa comunque rispetto a voi, come, cioè, diciamo, con la volontà in qualche modo di inserirsi, no? Cioè, diciamo che vuole inserirsi nella vostra vita, ma è probabilmente un po' bloccato, cioè, diciamo che è un amante o presunto tale, un po' timoroso, un po' controllato, quindi una persona che comunque fa fatica, un po' timido probabilmente, fa fatica probabilmente a porsi, no? Diciamo nei vostri confronti, non è una persona sicuramente che riesce a mettere in atto un approccio di tipo spavaldo. Questa persona comunque vi vede come una figura estremamente dolce, come un luogo sicuro, come una persona per la quale lui o lei sarebbe anche disposto comunque a cambiare, a liberarsi appunto di questa paura. Quindi in qualche modo diciamo, il suo modo di vedervi in qualche modo lo aiuta o l'aiuta a liberarsi di questa paura, no? E quindi comunque ad avere il coraggio per farsi avanti. Quindi siete una persona che in qualche modo ispira un po' quella parte di spavalderia che è un po' latente dentro questa persona. Vi vede come un'occasione di benessere, come un'occasione di crescita, come un'occasione quasi, mi verrebbe da dire, di guarigione, ovviamente in senso metaforico, no? Qui stiamo parlando di guarigione probabilmente rispetto magari ad una situazione di delusione sentimentale, di problematicità, comunque un qualcosa di negativo che probabilmente diciamo accompagnato o cioè, sì, che ha caratterizzato, diciamo, se vogliamo, non lo so, qualche relazione comunque precedente, vi vede anche come una persona che è in grado di portare pace e di portare serenità nei suoi momenti di indecisione, ok? E di dargli il coraggio di vincere le incertezze. Quindi vi vede come un faro, come una guida, come una persona capace di tirare fuori i suoi talenti, le proprie potenzialità e soprattutto come una persona che potrebbe dare, regalare a lui o a lei la serenità. Quindi io, allora, vi vedo quasi come, adesso senza voler, diciamo, fare riferimento al genere maschile o femminile, vostro, mi verrebbe da dire che vi vede un po' come una sorta di musa. Ok, ora che siate uomini o che siate donne, poco importa, però il concetto è quello che voglio portare, no? Il concetto proprio di musa ispiratrice, di musa che tira fuori tutto quanto quello che c'è di bello in noi, quindi in lui o in lei. Cioè vede comunque come se voi poteste dargli serenità, sicurezza in se stesso, fiducia, facilità, diciamo, a fare delle scelte, ok? E soprattutto, ecco che appunto siete in grado di tirare fuori da questa persona il coraggio, no? Il coraggio di usare, il coraggio di, come dire, sì, diciamo di vivere, no? Se vogliamo, una relazione che possa essere effettivamente efficace. Quindi diciamo che sicuramente, ecco, è una persona che senza dubbio, diciamo, scusate un attimo,
Eccomi, scusate, ma sono stata un attimo interrotta. Quindi dicevo, una persona che comunque è capace di andare a tirare fuori quanto effettivamente di bello c'è comunque in lui, insomma. Quindi sicuramente mi vede in maniera assolutamente positiva. Andiamo adesso a leggere la carta dell'oracolo delle anime gemelle che è uscita per voi. Anima gemella, appunto, la carta vi dice che evidentemente c'è questo tipo di, come dire, di karma, di incontro comunque appunto del destino fra voi e questa persona. Quindi questa sicuramente è una cosa assolutamente positiva, ok? Allora, andiamo adesso a vedere per quanto riguarda la terza variante che cosa ci dicono. Quindi, aspettate, perché sto facendo confusione. Quindi, come vi vede questa persona? Allora, qui diciamo che questa persona probabilmente, ecco, già vi preannuncio che a mio avviso non ha ancora un'idea chiarissima nei vostri confronti, o quantomeno non vi vede sempre allo stesso modo. Perché questo? Perché comunque mi escono delle carte un po' contrastanti per certi aspetti. Allora, diciamo che probabilmente in prima battuta vi vede come una persona forse un po' chiusa, forse un po' diciamo bloccata da qualcosa, come una persona che comunque tende forse a non, a non esporsi, a non dare comunque all'altro diciamo la propria, cioè a non dare se stesso, no? Cioè comunque a magari non vi sente probabilmente coinvolte o coinvolti, insomma, vi sente un po' protetti, come se voi teneste un po' il freno a mano tirato, quindi vi sente probabilmente per certi aspetti un po' incerte o incerti, ok? Un po' chiusi in voi stessi e in voi stesse. Vi sente però allo stesso tempo, vi vede però allo stesso tempo come se foste comunque delle persone forti, ma allo stesso tempo insicure. Quindi capite che qui c'è un po' una contraddizione. Quindi probabilmente quando si tratta di alcuni aspetti della vostra vita, vi vede intraprendenti, vi vede, diciamo, come dire, inclini comunque anche a mettervi, in gioco, a mettervi a rischio, a prendere comunque delle iniziative anche determinate, ad essere anche forti, diciamo, no? Ad imporvi, a comunque sì, ad assumere comunque degli atteggiamenti, diciamo, anche un po', diciamo, se vogliamo, di comando, di dominio, però allo stesso tempo forse nel lato più intimo, nel lato più magari sentimentale, più nel lato, diciamo, no? Sì, più privato, diciamo, ti vede come una persona forse un po' troppo appunto protetta, cioè che tende a proteggersi e che forse tende un po' ad avere delle insicurezze. Quindi io credo che sia più che altro questa vostra intraprendenza, scusate, e questa vostra capacità comunque di essere più attive, insomma, comunque intraprendenti, eccetera, forse la vede
nella sfera comunque delle cose concrete, delle cose pratiche, non so, quindi magari sul lavoro, sulle questioni, diciamo, legate alla praticità della vita, eccetera. Vi vede sicuramente anche come una persona estremamente saggia, estremamente carismatica, cioè comunque che sa il fatto suo, nonostante appunto questa sorta di insicurezza che magari, ecco, un po' trapela. Cioè, vi vede come una persona che comunque alla fine sa un po' il fatto suo, che comunque a volte si prende i suoi momenti di solitudine, i suoi momenti di riflessione, quindi non vi vede come una persona in realtà fragile, ok? Però diciamo che pensa che forse affrontate gli aspetti, diciamo, più intimi in una maniera forse un po' troppo cauta. Ecco, questo è un po' il discorso. Infine, vi vede comunque, nonostante tutto, come una persona con la quale raggiungere diciamo, come dire, un equilibrio in qualche modo, ecco, che non sa in questo momento se riuscirà a raggiungere, cioè nel senso che vi vede come una persona di fatto un po' difficile, proprio forse in virtù di queste contraddizioni che comunque sono emerse un po' dalla nostra lettura. Quindi magari, ecco, se avete scelto questa variante e se appunto c'è questa, diciamo, chiamiamola problematico, come dire, sì, insomma, diciamo, fate un po' un punto della situazione, cercate di capire come vi ponete nei confronti di questa persona, perché ovviamente qui non c'è assolutamente niente di grave o di insormontabile, ma magari, ecco, ci può essere una necessità di cambiare un po' approccio, di cambiare un po' atteggiamento, ovviamente sempre che voi teniate comunque, no, a questa persona e anche come dire, al modo in cui vi vede. Andiamo a svelare la carta dell'oracolo delle anime gemelle e vi dice che con questa persona c'è un incontro karmico. Quindi, anche se ci sono delle difficoltà e ci sono delle situazioni che vanno un po' limate e riviste, diciamo, fra di voi, probabilmente è un incontro dettato dal karma e quindi forse appunto quello che ho appena detto poco fa, cioè il fatto che comunque magari sarebbe opportuno rivedere alcuni aspetti, diciamo, del vostro modo di relazionarvi e di farvi vedere a lui o a lei, ecco, magari vale la pena rivedersi. Mettersi un attimo in discussione proprio perché si tratta comunque di un incontro legato al vostro karma e quindi un incontro sicuramente non da sottovalutare. Benissimo, io ho terminato questa lettura che spero vi sia stata in qualche modo d'aiuto, vi abbia un po', diciamo, illuminato. Scusatemi ancora per l'interruzione di prima. Ma sono umana, sono vera come tutti e quindi non mi piace, diciamo, nemmeno, no? Come dire, tagliare, togliere e nascondere, insomma, aspetti, cioè, non sono perfetta e quindi non lo saranno mai nemmeno i miei video. Quindi vi ringrazio naturalmente per avermi seguita fino a qua. Vi ringrazio sempre per seguirmi per così come sono, diciamo. E, vi voglio bene, vi mando un grandissimo abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. A presto!